Ma ciao, benvenuti in questo nuovo video. Ho tipo letteralmente 10 minuti per registrare questo video, quindi devo essere breve. Comunque, prima di iniziare, volevo ringraziare tutte le persone stracarine che mi commentano i video perché, raga, ricevo dell'affetto che non mi aspettavo, quindi sono stra felice e niente, volevo ringraziarvi tutti. Comunque, oggi sono qui per farvi vedere tre nuove fragranze low cost che ho acquistato. E diciamo, due sono, non diciamo, due sono di Divine e una di Zara. Partirei da quella di Zara, raga. Non potevo non comprarlo. Io sapete che amo il Red Temptation. Mi piace in tutte le versioni che hanno fatto e ne ho un po'. Hanno fatto questa collezione con il Red Temptation accostato ad altre note. Per esempio, qua abbiamo Red Temptation and Vanilla, quindi e vaniglia. E è uscita quella al sandalo, quella ai fiori, e non mi ricordo qualcos'altro, però ovviamente a me ha attirato lei. Come sapete, la vaniglia è la mia nota preferita. E questo, tra l'altro, è un estratto di profumo. Quindi è bello intenso, raga, vi assicuro che è veramente tanto intenso. Allora, io lo amo tantissimo. Secondo me non è adattissimo questa stagione perché è molto dolce. La base è del Red Temptation, quindi vi deve piacere il Red Temptation, ma c'è questa nota di vaniglia, di zucchero che lo rende dolcissimo, molto più dolce dell'originale, diciamo. E lo rende secondo me anche un po' più misterioso, ok? Già il Red Temptation profumo, ok, ora va molto, però non è facilissimo da descrivere secondo me. Questo lo rende molto più intenso, molto più misterioso, più dolce. È veramente, raga, buonissimo, mi fa impazzire. Dura tanto, è bello forte. Io ho fatto lo sbaglio di usarlo come tutti gli altri miei profumi, quindi farmi il bagno, ma questo è vero, forse anche perché sta iniziando un po' a fare caldo, quindi mi dà un po' più fastidio questa cosa che è molto dolce. Però ho fatto, ora non è che ho usato tutto questo perché un po' l'ho travasato in un decant, ma ho fatto il bagno nel profumo e dopo un po', cioè non ce la facevo più. Mi sentivo che ne avevo messo troppo. Calcolate che l'ho messo, mi ricordo, era domenica tipo alle 6 di pomeriggio, alle 6 di sera, o come si dice. Raga, il lunedì mi sono svegliata e me lo sentivo ancora sui polsi. Non mi è mai successa una cosa così con un profumo. L'ho provato appunto solo quella volta, quindi sono tutte prime impressioni, alcuni non l'ho neanche provati, però volevo farvi vedere. Mi sono innamorata, a parte che mi piace poi il packaging tantissimo, questo è un 50 ml se non ricordo male, viene 20, 30 euro, quindi costa un po' di più degli altri, però ne vale la pena, secondo me veramente buono. Se vi piace tutta la linea del Red Temptation questo, e vi piace la vaniglia, questo non potete farvelo mancare. Ok, passiamo ai due Divine che ho acquistato. Allora, uno è proprio uscito letteralmente da settimana scorsa quando l'ho acquistato. L'altro, e ho detto, beh, prendo anche un altro profumo che volevo da un po', visto che si avvicina l'estate, secondo me ci sta. Quindi vi faccio vedere il primo che ho acquistato, che è il 694. Come vedete, ha cambiato packaging. Andate a guardare il video sui miei profumi Divine per vedere com'era il packaging prima. Non so, preferivo, cioè non mi dispiace perché è molto basic. L'unica cosa, c'è un sacco di bolle d'aria qui, non so se si notano. Boh. Comunque, 694 equivale al Coconut Passion di Victoria's Secret, ovvero la famosissima acqua profumata di Victoria's Secret al cocco. Cioè, io me la ricordo perché ce l'avevo tipo 5-6 anni fa. Ho sempre detto che volevo riacquistarla, però poi ho visto il video di una ragazza che ne parlava strabene di questo equivalente di Divine, che comunque costa un pochettino, costa tipo 15 euro per un Divine, poi dipende. E ho detto, vabbè, 100 ml come profumo ci può stare, anche se raga, l'acqua profumata di Victoria's Secret non costa tanto ed è 250 ml e me la ricordo bella persistente. Però visto che ero io ho detto, vabbè, lo prendo. Raga, è uguale.
Sa di cocco tostato, secondo me, è proprio cocco tostato. Super dolce. Secondo me è quel tipo di cocco che puoi usare tutto l'anno, cioè non solo in estate, perché non è quel cocco che ti ricorda la protezione solare, che ti ricorda il Monoi, cose così, è proprio un altro tipo di cocco, tostato, dolce, gourmand. Veramente buonissimo. Mi sa di profumo bello persistente, però non l'ho ancora provato sotto questo punto di vista perché mi sono arrivati ieri questi due. Però l'altro li ho provato un bel po' perché io ne sono completamente innamorata ed è il numero 947. Questo equivale al pistacchio gelato di Caiali. Io innamorata. Allora, sono incavolata con Divine perché non ho ancora fatto il Vanilla 28 di Caiali, che è uno dei miei profumi preferiti. E non l'ho ancora fatto, molto incavolata, però ho ordinato proprio prima un altro da un altro brand di equivalenze, il Vanilla 28 di Caiali, quindi vi farò sapere, ci vorrà un pochettino di più secondo me prima che arrivi. Comunque, il 947, io ho annusato il pistacchio gelato di Caiali e come dupe avevo anche Affection Love di Lattafa, un decant, perché quel profumo è andato sold out subito e io ero tipo stra triste perché mi è piaciuto tantissimo e quindi ho detto no, cavoli, era buonissimo, perché non ho comprato subito la full size. Dovete sapere che anche Zara ha fatto uscire da pochissimo anche lei il dupe di questo profumo, che ho annusato ed sono praticamente tutti e tre uguali secondo me questi dupe. L'unica cosa è, dopo un'oretta io già non lo sentivo più perché me l'avevo spruzzata sulla pelle, quindi ecco, io ve lo dico perché dovete saperlo, insomma. Comunque avevo già acquistato questo qua di Levi's. In ogni caso mi piace da impazzire, io sento il freddo del gelato, sa un po' di pistacchio. Cioè, per me è pazzesco. Allora, io mi ricordo, poi magari dovrei riannusarlo perché l'ho spruzzato l'anno scorso, che quello di Caiali io sentivo un sacco la nota alcolica, tipo di rum, perché se non sbaglio l'interno ce n'è. E quello mi aveva fatto un po' storcere il naso in tutti questi dupe che ho citato. In tutti questi dupe che ho citato non c'è. Quindi neanche questo qua di Divine non c'è la nota alcolica. C'è questa nota fredda di gelato, di pistacchio, super dolce, super gourmand. Io, raga, devo uscire, ma ho già spruzzato un sacco. Tra l'altro mi è piaciuto tantissimo l'accostamento di questo con Vanilla 28 di Caiali perché l'ho spruzzato insieme. Cioè, ieri e oggi ho usato solo lui. Mi è piaciuto tantissimo. Allora, vi dico, il lavoro. Tipo, ho spruzzato tipo che erano un quarto alle 6 di stamattina e sono tornata a casa alle 2, che ancora me lo sentivo addosso, non proprio sulla pelle, ma magari sui vestiti, un po' sui capelli. Quindi secondo me ha una buona persistenza, però insomma su questo vi saprò dire più avanti. In ogni caso, questi erano i miei nuovi acquisti profumosi e fatemi sapere se siete curiosi, se volete sapere un po' più avanti come mi ci sto trovando. Sicuramente lo vedrete in un video dei preferiti. E nulla, io vi ringrazio, vi mando un grosso bacio, andatemi a seguire su TikTok e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!